La morte è uno dei grandi misteri dell'esistenza umana e molti sono curiosi di sapere cosa ci sia al di là di essa. Le esperienze di premorte, come quella descritta in questo testo, possono offrire alcune risposte. In questa toccante testimonianza, un uomo racconta la sua esperienza vicino alla morte mentre si trovava accanto al nonno morente. Nonostante non fosse morto vicino alla morte, ha sperimentato una connessione profonda con il nonno e un'esperienza mistica di luce, pace e unità. I due, molto legati, vivono un'ultima esperienza straordinaria insieme. Mio nonno era malato da molto tempo prima dell'evento. Era stato in ospedale ogni fine settimana per circa 3 settimane, mentre i suoi polmoni si riempivano di liquido e smetteva di respirare. Avevamo discusso diverse volte se voleva continuare a vivere, anche se il liquido, fuori dai suoi polmoni, continuava a farlo soffrire. E mi disse che era stanco e voleva andarsene quel giorno. Quando questo accadde, mia madre mi chiamò e mi disse che nonno era svenuto di nuovo e nonna era isterica. Sono andato a casa dei miei nonni e ho capito la situazione. L'ambulanza arrivò e dissi loro che non c'era niente che dovessero fare per aiutare mio nonno. Volevo solo che lo portassero in ospedale per evitare che morisse a casa perché mia nonna non avrebbe retto a vederlo morire lì. Sono andato con lui in ospedale in ambulanza, al pronto soccorso. Ci siamo messi in una stanza con dei letti e la tenda chiusa. Mentre guardavo mio nonno lottare per respirare, capii che, essendo cattolico, non poteva pronunciare le sue ultime parole a Dio e iniziai a pregare chiedendo a Dio di permettermi di essere la sua voce, così che mio nonno potesse dire tutto ciò di cui aveva bisogno. Non ero sicuro che funzionasse o cosa sarebbe successo, ma sembrava l'unica cosa che potessi fare. Quando iniziai a pregare a Dio di permettere a mio nonno di usare la mia voce per confessare i suoi peccati e chiedere la sua benedizione, lui cominciò a dire a mio nonno che era ok lasciarsi andare verso Dio, che si sarebbe preso cura di lui. Quando mi sembrò di essere tirato da una grande luce luminosa, non una luce forte, ma una luce piena di calore e pace, mi ricordo di aver sentito e visto la mano di mio nonno, che mi diceva nel mio cuore che aveva paura e aveva bisogno di me. Mi stava chiedendo di essere con lui. Era strano perché non ero morto o in procinto di morire, ma avevo la sensazione che il mio spirito fosse attratto verso la luce, contemporaneamente a mio nonno. La luce diventava sempre più luminosa e poi ci avvolse. Eravamo in un luogo illuminato, ma non con la luce normale delle lampade o delle candele. C'erano altre persone, ma non riuscivo a capire chi fossero. Ero spaventato o sorpreso di vederli. Mio nonno era alla mia sinistra e ci tenevamo ancora le mani. Potevo sentire la presenza di qualcosa. Qualcuno che veniva verso di noi con una luce luminosa, più luminosa di quella in cui ci trovavamo. Non ho sentito i passi, ma ho sentito questa persona o entità avvicinarsi. Quando arrivò vicino a noi, capii che era Gesù e che stava parlando con mio nonno e io rispondevo per conto suo. Ho sentito la paura di lasciare mio nonno e Gesù gli ha teso le mani per prendergli le mani allo stesso momento. Ho sentito anche le mie mani e improvvisamente ho sentito un'immensa sensazione di pace, di perdono e di unità. Sentivo che tutte le cose erano connesse. Non c'era il tempo come lo vediamo noi, ma tutto era continuo e scorreva tutto avanti e indietro senza muoversi realmente. C'era un senso di onniscienza e una sensazione schiacciante di pace, amore e accettazione che non riesco a descrivere. Tutto questo è accaduto in quello che sembrava un'eternità, ma allo stesso tempo anche in una frazione di secondo. Ricordo di essere stato ringraziato da mio nonno e da Dio e di rendersi conto che non potevo restare, anche se non lo volevo lasciare quel posto. Poi sono stato spinto via dalla luce e sono tornato nella stanza con il corpo di mio nonno e sapevo che era morto. Era in cielo. Durante questo periodo non sentivo di essere in ospedale, non sentivo i suoni o gli odori e le persone in ospedale. Mi ricordo di essere rimasto senza parole. Qualche istante dopo, mia madre e mia nonna entrarono nella stanza e dissi loro che mio nonno se ne stava andando, era morto e che dovevo essere solo. Ero così sopraffatto. Circa 8 mesi dopo ne parlai con mia madre e lei mi disse che anche lei aveva vissuto l'esperienza con mio nonno e aveva provato lo stesso senso di connessione, di pace, di gioia. Entrambi abbiamo faticato a descrivere l'esperienza perché le parole normali non si avvicinano a ciò che abbiamo visto, sentito e vissuto. So che può essere difficile crederci, che ho potuto avere questa esperienza senza essere morto o vicino alla morte, ma l'ho avuta ed è stata reale, oggi come allora. Sono stato sorpreso che sia successo a me, perché ho sempre pensato che questo accadesse solo quando si sta morendo. E non so se si prega per qualcun altro,
L'esperienza è stata sicuramente reale. Sono stato sopraffatto per mesi. Continuavo a rivivere l'esperienza ancora e ancora nei miei sogni e nei miei momenti di veglia, cercando di trovare le parole adatte, e ancora oggi faccio fatica. L'unica cosa che so è che mio nonno è in pace. Questo racconto ci invita a riflettere sulla vita e sulla morte, sulla spiritualità e sulla fede, e ci ricorda l'importanza di amare e prendersi cura dei nostri cari mentre siamo ancora in vita. Dopo questo racconto emozionante ti chiedo, è possibile dunque accompagnare i nostri cari oltre il velo? E perché, secondo te, la nostra società è così lontana da queste fondamentali conoscenze? Facci sapere la tua opinione qui sotto nei commenti. Continua a seguirci e iscriviti al canale. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci auguriamo che questa esperienza abbia lasciato qualcosa di positivo in te.